resina delle due statue, perché la terza, come sapete, è andata persa e quindi non è possibile neanche fare la copia. Quindi delle due statue potrebbe essere un lanciare così un'idea che queste tre statue, due statue, potesse essere un finanziamento di privati, di tutti i cittadini, per presentare le statue e quindi realizzare il desiderio di Don Enzo. Invito il sindaco, prego. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. E che cosa posso dire? Io sono davvero orgoglioso di trovarmi in questo momento qui a dover discutere di questo evento, perché per noi rappresenta un evento, quello di aver reso possibile il recupero di questo complesso marmoreo che rappresenta comunque per noi la riscoperta di una identità di appartenenza che in qualche modo va recuperata, va rafforzata, perché sentirsi angresi, gente di questa terra che ha il pregio di avere degli elementi che li contraddistingue, come per esempio questo edificio, è un elemento importante che ci può e ci deve aiutare a riscoprire sempre di più le nostre radici, le nostre origini e l'appartenenza a questa terra e l'amore per questa terra che spesso e volentieri manca e anzi è addirittura un sentimento di allontanamento, di abbandono. Invece noi dobbiamo essere orgogliosi e fieri delle nostre radici, della nostra realtà, che è l'amore questa terra, e dobbiamo diffondere questo sentimento a tutti, soprattutto alle giovani generazioni che purtroppo sono in qualche modo, per lo stesso motivo per il quale non ci sono fondi, costrette ad allontanarsi. Quindi io non posso che essere più che soddisfatto a nome mio personale dell'intera amministrazione di questo evento, di questo recupero, di questo complesso marmoreo. Certo è che mi piace l'idea della unione delle forze di tutti coloro i quali hanno partecipato e hanno reso possibile questo restauro, perché è così che ci si rafforza ed è così che si rafforza lo spirito di appartenenza a una comunità. Certo è ancora che le difficoltà di carattere finanziario, non voglio tediarvi, ma è un dato di fatto oggettivo, costringono ad inventarsi dei modi per consentire alla parte culturale di una comunità di poter in qualche modo essere viva, di emergere. Grandissime difficoltà di carattere finanziario che impongono ai comuni dei tagli anche ai servizi più elementari. Ripeto, non vi voglio annoiare, però è un dato di fatto. Per cui la partecipazione complessiva della popolazione, delle imprese, di chi ha maggiore sensibilità verso l'arte e la cultura è non solo auspicabile, ma è indispensabile. Ormai non si può più pensare a fare cultura, passatemi questo termine, a fare cultura senza l'intervento dei privati. Io vorrei metterci quanti più soldi possibili, Stefano, perché davvero è una cosa alla quale credo molto. E ci sforzeremo per farlo, raschiando davvero il fondo del barile, ma mi rendo anche conto che è un'operazione molto molto complicata. In queste stesse sale, qualche giorno fa, qualche settimana fa, c'è stata una mostra di una qualità che potrei definire tranquillamente molto eccellente, purtroppo limitata a queste sale, nel senso che avrebbe meritato di essere esportata stante la qualità stessa della mostra. La carenza dei fondi ci ha impedito in qualche modo di divulgare, di dare la possibilità anche ad altri di godere del beneficio di visitare una mostra come quella o di opere come quelle che sono state restaurate. Quindi qual è l'augurio che fa un sindaco in una condizione del genere, in una situazione del genere? Quella di far coinvolgere, di essere in grado di portare quante più persone possibili e avvicinarle all'arte, ma anche dal punto di vista dell'apporto di idee che possano consentire di operare in termini culturali, quindi idee che portino finanziamenti o progetti o forme di collaborazione che possano consentire la realizzazione di interventi di questo tipo.
Chiaramente il mio augurio è quello, come ho detto un po' meno di un mese fa, di fare un evento del genere a settimana, capisco che è un eccesso di ottimismo, ma in queste condizioni essere ottimisti è anche se un atto dovuto. Quindi io voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile il restauro, la sovrintendenza, il dottor Black, ma anche Panacea, tutti quelli che hanno partecipato materialmente a questo evento. E mi auguro e auguro a questa città che sia il primo di una lunga serie. Grazie a tutti.